Il microfono. No, infatti mi stavo chiedendo questo, no? L'ultima volta che con Vindi ci abbiamo presentato un suo romanzo che era Il Visitatore, quello precedente a questo in ordine di edizione, ma cronologicamente come vicende storiche abbastanza posteriore, eravamo lì nella Torre di San Giovanni e secondo me c'erano meno persone che stasera, solo che siccome l'ambiente era circoscritto dava l'idea di un ambiente gremito. Adesso siamo, per venire poi agli argomenti del romanzo, in un mare di sedie e quindi siamo così collocati. Ho sentito che lì ha ringraziato, e anch'io insomma ringrazio sia l'amministrazione che la fondazione per aver contribuito a organizzare questa cosa. Tra l'altro il presidente della fondazione ha dato via tossendo, ma non vorrei che nessuno si allarmasse. No, assolutamente. È uno scherzo naturalmente. Sì, insomma, quando si organizza un evento, un festival, le cose si programmano tante settimane prima, tanti mesi prima, e non si può immaginare, come nessuno avrebbe potuto immaginare, a quali problemi logistici saremmo andati incontro. Io sono lietissimo stasera di aprire la rassegna di quest'anno, e sono naturalmente lietissimo di aprirla con il mio amico e complice abituale Vindi Celecis, che diciamo non è che c'è sempre bisogno di inventare una trama. La storia stessa a volte disegna trame che sono degne dei migliori romanzi. In questa occasione Vindice cala il suo racconto, cala la sua narrazione in un periodo relativamente breve della storia dell'isola, e cioè gli ultimi 20-25 anni del 1300 e i primi 5 anni del 1400. Quindi l'azione si svolge, diciamo, nell'arco di 25 anni, grosso modo, ed è un periodo della storia sarda, non posso dire misconosciuto, perché poi vedremo chi sono i personaggi che sono coinvolti nel romanzo, ma direi più che un periodo misconosciuto, direi una faccia della storia di quel periodo che è meno nota sui libri di storia. Voi sapete tutti, cioè se io chiedo insomma a chiunque, sapete chi è Eleonora d'Arborea? Insomma, è chiaro che sì. Magari un po' meno fra voi sapranno chi era Ugone III, che era il sovrano fratello di Eleonora d'Arborea, che è stato ucciso da una congiura della quale poi Vindice ci parlerà. Siamo nella Sardegna giudicale, siamo nell'ultima parte del Medioevo, e la Sardegna in quel periodo è quasi completamente in mano al giudicato di Arborea, tranne due enclave, poi diventeranno tre. Queste due enclave in mano ai catalano-aragonesi sono Alghero e Castel di Cagliari, Castellu, successivamente poi anche Longo Sardo, che è Longoni, Santa Teresa di Gallura, che verrà in qualche maniera conquistata al dominio degli aragonesi. E siamo in un periodo nel quale la Sardegna giudicale sta a pieno titolo nel novero delle nazioni che militarmente si affrontano, e soprattutto che si affrontano nel Mediterraneo. Perché il periodo delle repubbliche marinare, per quanto Genova, poi il libro ne parla, sia ancora, come dire, potente, insomma, il periodo nel quale le repubbliche marinare volgono al tramonto, e in cui si affermano intanto la presenza dei Mori nel Mediterraneo e anche nelle isole italiane, e un tempo nel quale la Spagna non è una nazione unica, ma è essenzialmente tripartita fra il regno di Castiglia, quello di Aragona e quello di Granada, che poi è in mano ai Mori. In quel periodo, io ho provato a riconsultare i libri di storia delle scuole medie, delle scuole superiori, si parla insomma molto, no, delle famiglie regnanti, si parla appunto di Eleonora, si parla di Pietro IV il Cerimonioso, si parla dei reali di Castiglia, fra i quali Enrico, se non erro, che incontreremo in questo libro, Enrico il Dolente, cioè l'invalido. Un po' meno invece si racconta che cosa succedeva in mare, e in mare succedevano delle cose inenarrabili, particolarmente nella zona ovest del Mediterraneo, che poi è questo mare qui. Ne accadevano di ogni, e cioè il mare era infestato letteralmente da pirati e da corsari,
poi magari l'indice ci aiuterà a recuperare la differenza fra pirati e corsari, infestato da pirati e da corsari. Questi ultimi, i corsari, lungi dall'essere dei volgari banditi, esercitavano con, diciamo, metodi banditeschi che non sarebbero stati consentiti agli eserciti regolari, quelli che si schierano sul terreno, la predazione su tutto ciò che si muoveva sul pelo dell'acqua. E voi capite che al di là del valore economico delle cose che venivano sottratte, vi era comunque un problema, che era la sicurezza dei trasporti per mare. Cioè il sistema di trasporto in quel periodo all'interno del bacino mediterraneo era garantito spesso dai traffici navali. E voi pensate che cosa potesse significare per i commerci fra il Nord Africa e la Spagna, fra la Francia, l'Italia, nelle rotte, insomma, no, che passavano e percorrevano quell'area del Mediterraneo, il rischio di essere abbordati, depredati e magari anche uccisi dai corsari, i quali agivano in parte per il proprio tornaconto, perché avevano delle cospicue percentuali di bottino, delle ragioni di trattenere il bottino, e in parte agivano sempre in collegamento con una corona o con una, diciamo, con una famiglia regnante. Ognuno aveva i suoi. Fra questi vi sono almeno tre figure eminenti che vengono ricordate nel libro, sono tre figure storicamente esistite, più una che è di creazione di Vindice. E cioè queste tre figure sono: il primo è un corsaro maiorchino che si chiamava Arnau Aymar, che era contemporaneamente, era un incrocio fra un corsaro, un commerciante e un politico. Cioè era uno, un genio multiforme, volto naturalmente alla scorreria. Un altro era Juan de Castrillo, che era un castigliano che per ragioni di giustizia, diciamo così, si era dovuto sottrarre alla madrepatria e quindi aveva deciso che la sua madrepatria era il bacino occidentale mediterraneo. Un altro ancora è di creazione di Vindice, il libro è fatto di personaggi storici e di personaggi romanzeschi, quindi inventati dall'autore, Francesco De Ligia, che è anche lui un capitano e un affiliato al giudicato di Arborea, che quindi per conto del giudicato di Arborea percorreva questi mari, ma colui che dà il titolo al libro e quindi il personaggio storico eminente all'interno del libro è il cacciatore di corsari, cioè Pero Niño. Pero Niño era un soldato, un cavaliere combattente, amico fraterno di re Enrico di Castiglia, perché erano cresciuti insieme, ed era uno che si diceva, fin da quando era giovane, che non avesse paura di niente, non avesse mai conosciuto la sconfitta. Quindi Pero Niño viene incaricato di debellare il fenomeno della pirateria e delle navi corsare nell'occidente del Mediterraneo per conto del re di Castiglia. Vedremo come la prima parte del romanzo, la quasi totalità anzi del romanzo, lo vede impegnato nel Mediterraneo occidentale, come poi si sposterà, perché i documenti storici lo collocano lì, a fare lo stesso tipo di servigio nel canale della Manica. Quindi si sposterà poi a combattere nel canale della Manica. Questo è un po' il quadro nel quale il romanzo si svolge. Ora, il primo spunto che così vorrei consegnare a Vindice è probabilmente il tuo primo romanzo che sa così di salmastro. È anche pieno di una terminologia, della terminologia marittima, insomma c'è dovizia di descrizioni di come erano fatte le barche, le galee, le galeotte, le fuste, i flauti, insomma tutte i liuti, tutte le imbarcazioni, ed è a leggerlo, devo dire, un romanzo che produce l'effetto di sentirsi a bordo delle imbarcazioni coinvolti in queste vicende. Avevi accennato già qualcosa nel Visitatore con, sì, Cristo venuto dal mare, sì. Quindi vorrei sapere da un lato come arriva, insomma, la passione per l'approfondimento di questo periodo storico e di questo tipo di personaggi e di avventure.
Beh, tanto grazie, grazie a voi che siete venuti, anche se siamo in una cosa gigantesca, siamo molti, sembra così, ma siamo molti. È bello essere presentati da Elias, ma per un motivo molto semplice, ci sono presentatori di libri che non leggono il libro. Succede, mi è capitato. E allora giocano con escamotaggi dialettici, e poi questo lo lasciamo, magari hanno letto la quarta di copertina. No, Elias è... Ha letto tutto, ma ve lo dico, poi magari non è così, però ha letto le cose per cui cita i re, i sovrani, gli episodi, le differenze, eccetera, eccetera. E questo è molto importante. E poi sono contento di questa presentazione con lui, ne abbiamo fatto tantissime, proprio perché va oltre l'aspetto, diciamo così, della trama, o anche solo letterario, che pur essendo importante, ma ne guarda il significato. E il primo significato vero, mi sembra di dire, è perché si devono scrivere dei faticosissimi per chi scrive, non per chi legge, romanzi storici e aggiungo di avventura. Ma per un momento, per un motivo semplice, e non è demagogia, cercare di dare una sorta di risarcimento alle vicende della nostra isola. Io non sono di quelli, Elias lo sa, molti di voi che sono presenti lo sanno, non sono di quelli della lamentazione continua. Però mettere i sardi come migliori di tutti non mi va, ma nemmeno i peggiori, per cui la Sardegna ha avuto sempre un ruolo importante, certo conquistata, vessata, sfruttata, ma non solo, ha espresso delle specificità. E nelle vicende che io racconto in questo romanzo storico, come Elias ricordava, tra la fine del 300 e il primo quinquennio, diciamo, del 400, sta per succedere quello che cambierà davvero il destino della nostra isola. Noi abbiamo sul nostro suolo sardo già da 80 anni i catalano-aragonesi che, guardate, io lo dico sempre, ma lo dico con scherzo, non per fare polemica. Adesso c'è tutta questa polemica contro i Savoia, no? Per carità, anche giusta, su cose giuste. Per me non convincente, ma questo è un altro discorso. Ma se andiamo solo a vedere cosa hanno fatto i catalano-aragonesi in Sardegna, c'è da mettersi le mani nei capelli. Hanno portato il feudalesimo, che era già in Europa che scompariva. E noi l'hanno portato. Hanno portato elementi di forte schiavitù. Questi sono dati storici che sono conosciuti magari solo dagli specialisti. E poi hanno modificato etnicamente molte città. Noi siamo qui nell'esempio lampante di una città che è stata trasformata, e non era così grande, cioè, svuotata etnicamente. Quindi per me è sempre affascinante raccontare le vicende della Sardegna all'interno di una trama dove c'è la fantasia naturalmente, e la fantasia spiega ciò che la storia non può spiegare perché mancano carte, mancano documenti. E per esempio la guerra di Corsa, sulla guerra di Corsa attorno alla Sardegna, anche se questo è un romanzo più ampio, sono stati scritti molti libri degli specialisti, ma sono rimasti negli scaffali delle università. Raccontare un romanzo storico, ciò che è stata davvero, Elias lo ricordava, ciò che era davvero il Mediterraneo, se stiamo anche solo da queste parti. Alghero è ricchissima di episodi storici straordinari che sono accaduti qui, battaglie, saccheggi, battaglie sfumate, personaggi che arrivano. E prima di chiudere e di ridare la parola a Elias, il romanzo se serve per spiegare delle cose che non si capiscono, noi abbiamo per esempio quell'Arnau Aymar che raccontava Elias giustamente, le carte arrivano sino al 1404, poi di questo signore si perdono le tracce. Ma dov'è l'ultima tappa di questo Aymar? Ad Alghero, perché lui fuggiva, inseguito da quel signore che si chiamava Peronigno, cavaliere castigliano senza macchia e senza paura al servizio della Castiglia, lui viene inseguito in tutto il Mediterraneo, da Cartagena sino a Marsiglia, dove questo signore si rifugia al servizio di un antipapa, insieme a tal De Castriglio. Poi fugge ancora, va a Tolone, le isole toscane, la Corsica, passa nelle bocche di Bonifacio e poi si ferma qui e chiede aiuto. Poi le cose, adesso non voglio dire tutto, ma Alghero è piena di questi episodi che le carte ci raccontano. Spesso, oppure fate prigionieri perché dobbiamo vendere schiavi. Ma se noi andiamo avanti con un ragionamento di questo genere, lo schiavismo era solo con la Rivoluzione francese. È stato, diciamo così, codificato che era una nefandezza. E la stessa Chiesa Cattolica l'aveva messo al bando, anche se poi veniva utilizzata come potere temporale. Quindi analizziamo i personaggi e le vicende storiche con
per capire, per divertirci, per imparare qualcosa. Perché la storia qualcosa ce la insegna, non è che si dice che spesso non ha scolari, è vero, spesso non ha scolari la storia, ma sulle vicende del mare, sulle vicende della Sardegna, ci sono tante cose da approfondire. Faccio un piccolo esempio. Quando arrivano i catalani aragonesi in Sardegna, un'ottantina di anni prima, le vicende del romanzo, chi è che aiuta i catalani aragonesi a vincere sostanzialmente la prima tranche della guerra, quella che arriva sino alla prima metà del 300? I sardi. I sardi d'Arborea, che poi con Mariano IV si ribellano e avviano una guerra che durerà altri 70 anni, fino al 1420 circa, anche di più. Spieghiamoci queste cose. Un romanzo non deve dare delle risposte, un romanzo deve porre dei problemi, porre delle domande, cercare di divertirci un attimo. Per cui le vicende di Alghero, faccio un esempio, mi sono divertito a raccontare com'era una città, guardate, che era assediata da decenni. Alghero era assediata da decenni. Da chi? Dai sassaresi, che erano alleati degli arborensi su terra, e dalla piccola marineria arborense verso il mare. A loro volta però gli arborensi, Ugone III, la sorella Eleonora, il marito ambiguo Brancaleone Doria, erano assediati a loro volta dai catalani aragonesi e dai castigliani nei loro porti, che erano in gran parte dei porti sardi. Quindi era una situazione difficilissima. Questo Arnau Aymar, storicamente, io poi racconto personaggi, qualcosa la invento, eccetera, non solo era un bravissimo navigatore, era anche un uomo politico, per cui faceva delle cose anche politicamente importanti. Per esempio, quando arriva Eleonora d'Arborea da Genova, dopo che uccidono il fratello, lei improvvisamente capisce che c'è una congiura filo genovese e la mette subito all'angolo. Rimane il possesso del giudicato del regno di Arborea, importantissimo, e scrive subito a chi? Al suo grande nemico, cioè il re d'Aragona. Ma la cosa curiosa qual è? Che contemporaneamente il marito non ha aspettato che la moglie tornasse da Genova, dove si tentava di far sposare il figlio, ma parte a Barcellona per vendere i propri servigi, e curiosamente parte proprio da Alghero. Ma Alghero, noi sappiamo che da anni era un enclave proprio del tutto catalano aragonese, ed era inespugnabile per i sardi, era quasi un'entità diversa, e dobbiamo immaginarcela. Non aveva i bastioni, diciamo così, spagnoli successivi, però aveva ancora le mura importantissime fatte dai Doria, di cui molti scavi archeologici ci hanno portato alla luce, eccetera eccetera, testimonianze importanti. Quindi il divertimento è anche quello di portare il lettore per mano a capire cosa c'era qui, com'era il porto. Per esempio nelle carte il porto di Alghero è sempre considerato un portaccio, un brutto porto, non un porto sicuro. Infatti le flotte dove arrivavano? A Porto Conte, ma da sempre. Ed è curiosissimo. Allora bisogna raccontare la parte economica, e gli algheresi a un certo punto, dopo questo assedio decennale, non sapevano davvero cosa mangiare, e la guerra di corsa catalana aiuta i poveri algheresi a mangiare, insomma ci sono mille cose. E scatena, dopo aver tentato un accordo e viene arrestato a Barcellona, dopo che gli danno appunto il titolo di Conte di Monteleone, come ricordava Elias, passa un certo numero di anni, 6 o 7, rinchiuso nella torre di San Pancrazio a Cagliari, da cui Eleonora sembra, anche se le carte sono ambigue, Eleonora, io lo racconto nel romanzo con qualche aspetto un po' particolare, cerca di farlo evadere, facendolo, guardate un po', siccome l'unico ritratto che abbiamo di Brancaleone Doria è una scultura nella chiesa di San Gavino a Monreale, dove lui è grosso, ha una pappagorgia imponente, probabilmente secondo qualche storico aveva una malattia, e lui si doveva calare dal primo piano della torre con una corda, una scaletta. La cosa è curiosa. Fatto sta che comunque l'Aragona lo tiene prigioniero, finché non si firma la pace tra Eleonora d'Arborea e l'Aragona, e si crea una specie di zona grigia di pace e non pace, che dura un certo periodo, finché appunto Brancaleone viene liberato e scatena una nuova guerra, sino a quando, chi lo vorrà leggere, naturalmente chi conosce la storia sa come va a finire, ma nel romanzo ci sono tutta una serie di aspetti. Questo Brancaleone è curioso perché a un certo punto, quando muore il povero figlioletto Mariano V, che non era più un ragazzino, era maggiorenne, ma maggiorenne, avevano cambiato la maggiore età a 14 anni,
I catalani aragonesi lo accusano, e ancora oggi qualche storico lo pensa, io credo che non sia così, lo accusano di aver ucciso il figlio. E curiosamente Brancaleone però viene scavalcato nello sviluppo del dinastico da quello che sarà poi l'ultimo giudice dell'Arborea, cioè il visconte di Narbona, altro personaggio che io racconto nel romanzo, adesso non stiamo qui a dire, che era un francese. Quindi la storia sarda ha degli sviluppi incredibili. Se noi la guardiamo senza paraocchi ideologici, non possiamo dire la lotta dei sardi contro l'Aragona, anche se l'aspetto della lotta armata aveva anche un aspetto di lotta di liberazione nazionale, questo lo concedo, è vero. Ma attenzione, il visconte di Narbona era francese ed era l'ultimo giudice, solo che era parente un po' di secondo grado con i Bassi Serra. Ci sono tantissime cose. La donna che cita, ci sono diverse donne nel romanzo, naturalmente, come in ogni buon romanzo, ce n'è due in particolare importanti. La stessa Eleonora è solo di passaggio, è inutile stare lì a farle dire cose che magari non ha detto, però è importante che venga stabilito che ha promulgato la carta dei Logu e ha avuto un ruolo decisivo con una energia insospettabile quando riprende in mano la Sardegna. Una di queste donne è un personaggio di fantasia, Elena, che ha due cognomi ma adesso non me li ricordo nemmeno, che arriva a stare con Brancaleone Doria, ma ci sta in modo particolare, cioè diciamo così, posso almeno dire questo, lei è un agente doppio, forse triplo, ed era al servizio insospettabile, lo vedrete nel romanzo, però ha un ruolo importante, a conferma. Le donne non avevano soltanto un ruolo curtense o un ruolo familiare casalingo, certo, le donne del popolo dovevano sobbarcare sulle spalle la gestione di famiglie e del mangiare, ma c'erano molte altre donne che avevano dei ruoli e nelle carte affiorano a quella delle personalità. L'altra donna che io cito, realmente esistita, non abbiamo dei ritratti, ma le carte dell'epoca ci dicono che era la donna più bella di Francia ed è una signora giovane che viene data in sposa all'ammiraglio di Francia Renaud de Try, ammiraglio di Francia e gran conestabile di Francia, che incrocia la sua strada proprio con Peronigno, che dopo aver maramaldeggiato contro gli inglesi va a svernare a Serifontaine, una località francese molto amena, bella, dove i due si conoscono. Ora, le carte non ci dicono, no, ci dicono tante cose, ma la cosa curiosa è che il marito anziano e malato muore poco dopo. Qualche storico dice muore per il dispiacere perché la signora Jeannette de Bellengue si innamora perdutamente di Peronigno, questa è la realtà, ricambiata, e quindi si crea anche lì, come in ogni buon romanzo storico e di fantasia, anche un po' di intreccio amoroso. Parlato del cacciatore di corsari, io mi permetto di rivolgere solo un'ultima domanda a Vindice. Poi la produzione letteraria di Vindice ormai inizia a essere importante, cioè insomma i romanzi sono tanti e tra l'altro sono molto letti, molto acquistati, molto diffusi, opportunamente anche come lui diceva appunto presentati nelle scuole come lettura complementare, no, a quello che si riesce poi a svolgere di programma scolastico. Vindice ha essenzialmente due filoni di scrittura, da una parte i romanzi storici che spaziano dal periodo dall'era nuragica, cioè dalle pietre di Nur, e arrivano, diciamo, forse il visitatore è quello dei tempi più recenti, quello più avanzato, quindi attraversano appunto poi tutto il periodo, anzi passano per Ospitone, gli antichi romani, e poi arrivano all'era giudicale, poi arrivano fino al visitatore. Poi c'è l'altro filone di romanzi che invece sono la storia politica e diciamo da un certo punto di vista sociale dell'Italia del secondo dopoguerra o dal secondo dopoguerra in avanti, che sono lette naturalmente con gli occhi di chi ha vissuto un'esperienza politica significativa, come a me a Vindice è capitato di fare, nella stessa formazione politica della quale ormai siamo due residui resistenti. Volevo chiedere semplicemente a Vindice se per il prossimo libro me ne devo aspettare uno che va ancora sul romanzo storico, sui miei personaggi del Picitogliattiano e del periodo della Guerra Fredda. Grazie, sì. Questo è ancora un po' da vedere perché questo libro è appena uscito, ci sono tanti progetti in cantiere. Certo, il romanzo storico sardo, a prescindere dai miei lavori, sta cercando, comunque sta vivendo un filone
sta crescendo, c'è un interesse verso tutte le vicende della Sardegna. L'importante è che non facciamo del fantasy, perché non ha nessun valore. Cioè, il fantasy ha un valore, attenzione, ma il romanzo storico è un'altra cosa ed è giusto dirlo. E poi c'è invece questo filone del dopoguerra italiano, perché l'Italia è veramente un regno dell'oscurità su molte cose. E quindi lì io avevo un investigatore, si chiamava Antonio Sanna, che ha fatto molte idee, è del 1920, quindi devo sempre stare attento come elastico a non portarlo troppo avanti, oggi non ci sarebbe più come età, però ci sono tutta una serie di episodi. Tra l'altro ogni tanto quando aprono gli archivi troviamo delle cose che non credevamo, comprese, voglio dire, se la vicenda giudiziaria della strage di Bologna l'abbiamo chiusa poco fa, e se le vicende di Piazza Fontana del 69, ma non più da un anno fa, e proprio adesso abbiamo scoperto che su Bologna il fascista Bellini, questi un mese e mezzo fa, era lì, e quindi i servizi segreti, ci sono tante cose divertenti. E poi dovremmo forse non dire che la CIA non c'era sempre, che c'era sempre, ma dovremmo valutare, secondo gli storici nuovi, il peso negativo che hanno avuto i servizi britannici. E lì ci sono tante storie da raccontare, ma non ne parliamo. Diciamo che materiale ce n'è. Sì. Io vi ringrazio per essere stati qua stasera, non mio di vindice, degli amici della libreria Sirano, dell'amministrazione comunale, della Fondazione Metta. Ci siamo presi una serata un po' più fresca di quelle precedenti, il che però non è stato del tutto male. Grazie a tutti voi, credo che non ci sia il rito, domande eccetera, perché altrimenti dovremmo ogni volta immergere il microfono nell'alcol. Buona serata a tutti. Grazie.